chiamo Maja Vranješ, sono l'insegnante di lingua serba presso la comunità serbo-ortodossa di Trieste. La chiesa che si può ammirare oggi a Trieste è stata costruita dai ricchi commercianti serbi che abitavano in queste città ancora 3 secoli fa, grazie a Maria Teresa, che ha attirato a Trieste tanta gente da tante parti d'Europa dell'epoca, dove c'era il Porto Franco e si poteva commerciare e diventare ricchi, per cui c'erano tante famiglie serbe che comunque ci tenevano tanto a mantenere la propria cultura, la propria identità culturale nazionale e anche religiosa soprattutto, per cui hanno sia costruito la chiesa che ha fondato la comunità serbo-ortodossa, che oggi si chiama comunità religiosa serbo-ortodossa, e tutt'oggi appunto esiste in questa città facendo tanto su mantenimento dell'identità culturale del nostro popolo a Trieste e in Italia in generale. Sarajevo, e questa la conferma della presenza serba anche in Bosnia. Bosa skoka, dobro toru i osnovate u srpsku budućnosti. Fedeli, credo, io non sono responsabile della chiesa, ma credo che comunque per le festività questa chiesa si riempie e ce ne sono anche 500 anime. Comunque a Trieste di serbi ce ne sono circa 12.000, ce ne sono delle stime non proprio ufficiali, ma si parla di questo numero, vuol dire che è un 1/20 della popolazione triestina, insomma è comunque una comunità forte, la più numerosa nella città di Trieste alla fine dei conti. Comunque la presenza serba conferma la multietnicità della città di Trieste, dove, come avete potuto immagino vedere, ce ne sono anche di greci, ebrei, protestanti e altre presenze sia religiose ma anche così nazionali. Poi voi venite a Milano è piena di gente di tutto il mondo, ma qua parliamo di comunque una presenza anche storica, che 300 anni fa dicono che Trieste era come New York di oggi, per cui. La terra del Kosovo è grande, attualmente possono vivere insieme albanesi come anche serbi, come anche vissero durante i secoli sulla stessa terra sotto lo stesso cielo, sole, quindi. E sì. Quindi...